E benvenuti in questo nuovo video, che è uno di quei video in cui vi racconto una o qualcuna delle mie esperienze più strane, più bizzarre avvenute nella vita reale. Quindi oggi non ci sono fantasmi, non ci sono strane cose paranormali, a meno che non consideriamo paranormali le persone reali in carne e ossa. Il che, ragazzi, secondo me è proprio il caso in molte situazioni. Per il video di oggi vi volevo parlare di una delle mie esperienze lavorative del passato, quando all'inizio, quando sono arrivata a Londra, ho cominciato a fare la commessa prima di poi andare a lavorare in un ufficio, eccetera, eccetera. Il mio primo lavoro comunque è stato proprio quello di fare la commessa, quindi volevo condividere con voi qualcuna delle mie esperienze horror coi clienti. Quando facevo per l'appunto la commessa a Londra, in un grandissimo negozio, ragazzi, non vi dico il nome, ma era un grandissimo negozio al centro, frequentato da migliaia di persone ogni giorno, e quindi se ne vedevano davvero di tutti i colori. Prima di entrare nel vivo della mia storia, però, volevo chiedere anche a voi se avete avuto delle esperienze dell'orrore, o perché magari avete fatto pure voi commessi, li fate, li avete fatti in passato, insomma, coi clienti, quindi scrivetemele qui sotto. Se invece siete dei clienti che hanno avuto delle esperienze dell'orrore con dei commessi, scrivetemelo lo stesso qui sotto. Sono curiosissima di conoscere le vostre esperienze, quindi lasciatemi un commento qui sotto. Ma entriamo nel vivo della mia storia, ragazzi, e secondo me faremo un po' una carrellata di alcuni di quelli che sono i clienti peggiori che uno possa incontrare. Secondo me uno dei clienti peggiori che una persona possa incontrare è il cliente stressato dalla vita, che si è rotto le balle della vita e che viene in negozio e vuole fartela pagare, vuole trovare qualcuno, no? Allora, c'è secondo me una differenza fondamentale tra i negozi in Gran Bretagna, tra i negozi in Gran Bretagna e i negozi in Italia. Questa cosa qui è un po' un mettere le mani avanti, una premessa, no? Perché, ed è una cosa che secondo me è molto importante, in effetti forse è meglio in Gran Bretagna questa cosa qui, perché in Gran Bretagna, diciamo che le persone nei negozi in genere sono, i commessi in generale sono più gentili. Io non ho mai visto un commesso che sbotta e ti risponde male, anche se il cliente ti rompe le balle, ecco. Il commesso è sempre un angelo, nella maggior parte dei casi, ed è richiesto che uno sia molto gentile, che abbia un certo tipo di comportamento. In qualunque negozio voi andate, ragazzi, anche nel negozio più infimo, è difficile che il commesso sia, cioè, si comporti un po' da bastardo. Mentre qua in Italia, purtroppo, devo dire, spesso e volentieri i commessi, insomma, non sono gentilissimi, ecco, anzi il contrario. Scusatemi, commessi italiani, però io qua, quando vado nei negozi, veramente a volte vedo customer service schifoso. Comunque, questa era una premessa per dirvi che le persone, quando lavorano magari a Londra, soprattutto se è un negozio importante, anche se ti arriva il cliente che rompe le scatole, se lo tengono, cioè non reagiscono. Non devi reagire, perché sennò ti licenziano, ecco. Devi essere sempre molto molto educato. Tu non manderai mai un cliente a quel paese. Quindi vi dico questo per farvi capire perché a volte nelle storie che vi racconto non c'è mai un momento in cui il cliente viene mandato a quel paese, perché non succede questo in generale, in genere, nella maggior parte dei casi, in quei posti. Quindi, vi dicevo, clienti che vengono stressati dalla vita, clienti che si sono rotti le scatole della vita perché sono arrabbiati per 100 milioni di motivi e vogliono cercare un po', come si chiama, la sacca, quella che usano i boxisti per prenderla a pugni. E quindi, che cosa brutta, cercano uno dei commessi da trattare come una sacca da prendere a pugni umana. Fortunatamente non me ne sono capitati tantissimissimi di questi clienti, però alcuni me li ricordo, perché sono stati veramente, veramente... Salvo poi il fatto che la situazione si sia ribaltata a un certo punto. Ma vi racconto questa. Arriva un giorno, un pomeriggio piovoso, una cliente che ha comprato alcune cose e che, cioè, sta tutta in casa, arriva alla cassa, io lavoravo alla cassa, incavolata come una biscia, incavolatissima, mette le cose sulla cassa nervosa, comincia a guardarti male, sembra scocciata, mentre tu facevi le cose, e ha cominciato immediatamente dall'inizio a rompere le scatole. Prendo la busta, la apro e a lei non piace come la busta è stata aperta, quindi comincia a fare una dimostranza sul fatto che la busta andasse aperta in un altro modo. Ok, a quel punto io ero, va bene, non fa niente, non si preoccupi, signora, ne prendo un'altra, se questa busta non l'ho aperta bene mi scuso. Comincio a passare le cose, insomma, alla cassa, no? Il prezzo lo scannerizzo e a lei non sta bene come sto scannerizzando queste cose, perché già io comincio un attimo a dire
Come dovrei scannerizzare le cose? Io non lo so, le sto scannerizzando in maniera normale, non sto facendo niente di particolare, è semplicemente un piccolo gesto, però va bene, ok, scusi, mi dispiace. Al momento di mettere le cose nella busta, le fa tirare fuori 5 volte, perché 5 volte non le piace come sono state messe dentro, vuole che vengano piegate in un certo modo. Io cerco di piegarle al meglio delle mie possibilità, con cura, bene, seguendo anche le linee che c'erano già sui vestiti, e cioè, non erano piegate male, non le stavo piegando male le cose, ragazzi, poi mi conoscete, io non sono una persona che arronza gli altri, ecco, quindi ero molto careful in quello che stavo facendo, ma la signora comunque 5 volte non le sta bene come le cose sono state piegate e le vuole far tirare fuori. E in tutto questo tempo non era soltanto incavolata con le cose che si dovevano tirare fuori, ma cioè, manifestava fisicamente con le espressioni, battendo le mani sul bancone, battendo il cellulare sul bancone, la sua rabbia, questa sua insofferenza. A quel punto tu capisci che ti trovi... cioè, già all'inizio in realtà capisci che ti trovi davanti a un cliente problematico, quindi non è semplicemente una persona, cioè, proprio un cliente problematico, non è semplicemente una persona che sta avendo un momento, no, non è semplicemente una persona che per qualche motivo veramente vorrebbe che le cose fossero fatte in maniera diversa, ma è proprio un cliente problematico. Capisci in quel momento che quello è proprio il tipico cliente che andava cercando qualcuno da sfottere, ecco, una persona che è venuta nel negozio perché ti voleva infastidire, perché voleva prendersela con qualcuno, perché le cose non andavano bene. Vi dirò, a quel punto uno però comincia anche dentro, no? Tu non lo dai a vedere fuori, perché hai sempre quell'aplomb, quel comportamento assolutamente serafico che devi avere in queste occasioni. Non mostri fuori quello che provi, però dentro di te ti cominci a incavolare. Arriva il momento del pagamento, comunque finalmente io dico grazie signore, grazie, dopo 20 minuti per fare questi 5 vestiti, questa non le va bene niente, paga, se ne va, signore ti ringrazierò per tutta l'eternità. Paga con la prima carta di credito e la prima carta di credito viene rifiutata. Lei, strana, tira fuori la seconda carta di credito, la seconda carta di credito viene rifiutata. Lei a questo punto comincia a sentirsi in difficoltà, comincia improvvisamente, no? Sapete quando... c'è quello shift tra quando uno vuole fare il forte con quelli che crede deboli e poi invece quando vede uno che magari è forte si comincia a comportare da debole. C'è questo cambiamento, improvvisamente comincia a capire che è lei quella che è nel torto in questo caso, che è venuta a fare delle compere senza poterselo permettere per qualsivoglia motivo, sta facendo una figura che probabilmente non le piace fare. E a questo punto il suo atteggiamento cambia, comincia a diventare un po' un agnellino. Ovviamente può capitare questa cosa, no? Che magari uno pensava di avere dei soldi sulla carta, non ce li ha, non c'è niente di male, non è qualcosa per cui uno debba essere giudicato, non fa niente, dice ok, scusi, si lasciano la roba alla cassa e se ne vanno, si scusano, magari insomma avevano fatto male i calcoli, qualunque cosa, non c'è niente di male. In questo caso però la signora, siccome lei era consapevole del fatto che era venuta a rompere le scatole, comincia ad avere un atteggiamento completamente diverso, comincia ad avere un atteggiamento proprio da agnellino. E a un certo punto la butta sul vittimismo e comincia a dire che non ha soldi perché il marito l'ha lasciata per una donna più giovane, quindi lei tutti i suoi soldi se ne stanno andando in avvocato. Cioè, comincia a fare una lunghissima storia per cui lei, da persona che era venuta nel negozio per prendersela con te perché era incavolata con la vita, ti comincia a trattare come una sorta di suo psicologo, una sorta di persona alla quale deve raccontare i suoi cavoli per sfogarsi in un altro modo, quindi... A quel punto, ragazzi, vi dirò la verità, subentra probabilmente anche un po' di compatimento, no? Cioè, uno non vuole male alle persone, quindi dice, vabbè, poverina. Però, ragazzi, che rabbia quando un cliente vuole andare a sfogare le frustrazioni della sua vita su qualcuno in un negozio, insomma. È veramente una brutta cosa. Altra cosa particolarmente bizzarra, guardate, in quell'anno in cui ho fatto la commessa, sono così felice che sia stata semplicemente un'esperienza di un anno che ho cominciato perché volevo un attimo ambientarmi meglio sul posto, però il fatto che sia finita e sia andata oltre, grazie signore, perché non era il mio dream job, in effetti, avere a che fare con le persone non è il mio dream job. Comunque, c'era un'altra categoria di persone veramente fastidiosa, queste mi ricapitavano periodicamente, erano le persone che lavoravano per una televisione. Per una televisione in particolare, ragazzi, non faccio il nome, una televisione importante britannica,
che aveva la sede non distantissimo, quindi nei loro spacchi molte di queste persone venivano lì e tu li riconoscevi perché avevano il, come si chiama, il tesserino che diceva il loro nome di impiegati, che loro mostravano poi quando dovevano rientrare e poter accedere al posto, insomma, di lavoro. Quindi tu li riconoscevi perché avevano il tesserino del loro posto di lavoro. Invariabilmente 9 volte su 10, salvo rarissime eccezioni, una notevole, vabbè, poi ve la racconterò in un'altra occasione, trattavano quando venivano in negozio tutti come se fossero stati delle pulci, perché loro lavoravano in televisione, tu eri uno che faceva il commesso in un negozio e ti trattavano veramente come una cacca, perché erano delle persone psicologicamente molto piccole, evidentemente. Quindi questa era stata un'altra categoria che io ho odiato in quel periodo di tempo in cui facevo la commessa. Un'altra categoria che detestavo era quella dei furboni. Era la categoria dei furboni, me ne sono capitati dei casi particolari. In un caso, allora, dovete sapere, non so come funziona in Italia, però se per esempio lì tu esponi un vestito con un prezzo sbagliato, il vestito deve essere venduto a quel prezzo sbagliato, anche se è un prezzo molto inferiore al prezzo, insomma, che costa normalmente, perché è un errore del negozio. Quindi se io ho un vestito da 200 sterline, lo metto sotto al prezzo 10 sterline ingannevolmente e sembra proprio, non si capisce da nessun'altra cosa che quel vestito costi 10 sterline, quando poi il cliente viene da me io glielo devo far pagare 10 sterline e non 200. In generale funziona così, l'ho semplificato un po', però vabbè, capite? Capitava che c'erano le persone che andavano a mettere, prendevano i vestiti che magari costavano di più, li andavano ad appendere sotto a un cartello dove c'era un prezzo inferiore, poi venivano da te e volevano per forza avere quel prezzo inferiore. Mi è capitata una volta una che proprio, cioè ragazzi, vi giuro, pure il manager che era stato poi chiamato a un certo punto, perché questa faceva un casino, ci ha perso la testa, perché voleva avere ragione per forza, anche se era evidente che in quella situazione non c'era nessuna cosa ingannevole nel prezzo del vestito, ma era semplicemente, poteva essere un vestito che qualcuno aveva lasciato fuori posto, o molto più probabilmente un vestito che lei aveva messo fuori posto apposta per cercare di fare questo scam. Scoperta dopo discussione, a un certo punto, anche per darle soddisfazione, no, perché dovevo avere soddisfazione io, dovevo averla anche lei, il negozio deve rendersi conto di quello che succede, ma anche il cliente, se tu gli dici no, secondo me non è molto chiaro questo che lei mi sta dicendo, andiamo a controllare, ti deve dare soddisfazione. Andiamo a vedere il posto dove questo vestito lei diceva che l'aveva trovato, dove c'era questo, dove lei diceva che era stato messo esposto ingannevolmente per un prezzo inferiore, quindi lo doveva avere assolutamente a un prezzo inferiore. Ragazzi, una scena mai vista, questa praticamente comincia a scappare perché si rende conto che sta per essere scoperta rispetto al fatto che non era vero, perché il vestito non era esposto su uno stand dove il prezzo era inferiore. Quindi mentre andiamo insieme a cercare di controllare questo prezzo, la signora comincia a scappare dicendo no, non mi interessa, e scappa via. Ovviamente sono andata a controllare, era, come dicevo io, il vestito era non era esposto in maniera incorretta, la signora stava cercando di fare un piccolo inganno per averlo a un prezzo inferiore. Quindi ragazzi, odio quando i clienti cercano di fregare, perché poi soprattutto questi che poi lo fanno in maniera così deficiente che cercano di scappare, vabbè, strano. Un'altra categoria, questa per fortuna mi è capitata poco, solo un paio di volte, bizzarra, sono quelli che vengono beccati a rubare. Sta passando uno che vende qualcosa a 5 euro fuori, ragazzi, queste cose tipo l'arrotino, bellissime, se sentite qua, bellissimo. Dicevo, una categoria proprio, ero andata a lavorare, ero entrata da circa un minuto quando arriva una guardia giurata con una signora. La guardia giurata ha fermato questa signora perché l'ha seguita nel negozio e non so come esattamente, comunque l'ha trovata che aveva rubato qualcosa. C'aveva tutta roba che si era rubata nello zaino. Arriva la cassa e la signora insisteva che aveva pagato. Vi ricordo che io ero arrivata da un minuto al lavoro, ero arrivata da un minuto. La signora comincia a parlare con la guardia dicendo no, ma io ho pagato queste cose, ho perso lo scontrino, però le ho pagate regolarmente. E la guardia fa, allora mi dica lei dove le ha pagate queste cose, con chi ha avuto a che fare, insomma, no, a quale cassa è andata. E la signora guarda me, che ero arrivata da un minuto, non aveva ancora fatto nessun cliente, e fa, lei è lei quella che mi ha fatto pagare. E,
non avevo ancora capito bene che cavolo fosse successo. Si avvicinano questi due alla cassa e la guardia giurata, tra l'altro lei, la guardia giurata era un po' una bastardella, perché anche con me non è che è stata molto gentile, cerca di inquisire tutti. Vabbè, comunque arriva e dice: allora signora, lei è sicura che questa persona qui le ha fatto il conto? Tu le hai fatto il conto? Perché non le ha dato la borsa? Dove sta lo scontrino? Dico: guardi, questa signora io non l'ho mai vista, questa signora non gliel'ho fatto io lo scontrino, mi dispiace, ma io do sempre la busta, non capita che faccio mettere le cose nelle borse alle persone, sicuramente non capita che non do gli scontrini, ma le assicuro questa signora non l'ho vista, io non l'ho trattata io. La signora continua a insistere, ma non è vero, sta dicendo una bugia, è stata lei che mi ha fatto pagare qui a questa cassa e non mi ha dato la busta, quindi cioè non mi ha dato la busta, è stata colpa sua, però sì, io ho pagato qui, che cosa devo fare adesso, insomma, perché mi avete preso in mezzo, è colpa vostra che non siete organizzati, non sapete come stanno le cose, bla 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 bla. Insomma, a un certo punto questa signora ha cercato, nonostante lei fosse una ladra, per cercare di salvarsi, di mettere in mezzo pure me, di dire che la colpa era mia, che io non le avevo dato la busta, che avevo fatto qualcosa di male, insomma, cavolate, perché grazie a Dio, ragazzi, io a quel punto ho detto: ah, davvero? Avremmo potuto vedere in ogni momento i video di quello che era successo, di se questa storia fosse vera o no, però è un po' una cosa noiosa andare a prendere video, no? Ci vuole tempo e tutto, quindi in quel caso per fortuna io avevo una risposta diversa e ho potuto dire: guardate, io sono entrata da un minuto, non ho ancora fatto nessuna operazione alla cassa, non c'è il mio codice dentro, quindi questa signora sta dicendo tutte palle e io non... Però ragazzi, caspita, se invece fossi stata lì da tutto il pomeriggio, sì, certo, alla fine avremmo potuto prendere i video, dimostrare, controllare tutto, però il fatto che venga un cliente ladrone che ti vuole anche mettere nei pasticci dicendo che la colpa è tua perché poi non le hai voluto dare la busta e cosa così... Oh, che odio, raga, che odio. Ovviamente devo dire, queste magari sono alcune delle cose un po' più strane dal punto di vista dei clienti che sono venuti, quelle più noiose e seccanti, più horror, le persone più horror che io ho incontrato. Però devo dire che ogni tanto arrivavano anche delle persone divertenti, delle persone carine, che erano quelle più inaspettate secondo me anche, ed era molto carino. Devo dire che comunque di per se stessa un po' questa esperienza di commesso è stata un po' horror, perché ragazzi, quando ho lavorato in un grandissimo, grandissimo negozio a Londra, e lo dico perché ho parlato anche con altre persone che lo fanno, anche a livello di cose di sicurezza, come l'organizzazione tratta gli impiegati, non è molto bello, non sono molto gentili, non sono molto garbati loro, forse è meglio lavorare in negozi più piccoli in effetti. Però insomma, ve l'ho detto, felice che sia stata un'esperienza limitata nel tempo, semplicemente perché mi dovevo acclimatare con un paese dove non ero mai stata, con una lingua che non è che parlassi tutti i giorni, e quindi è stato ok, però non è, avere a che fare con le persone, ragazzi, non è il mio sogno, perché io sono già un antisociale di mio, poi arrivano queste persone, quindi vabbè. Comunque, queste erano alcune delle mie storie horror come commessa a Londra. Fatemi sapere che ne pensate, se a voi è mai capitato di incontrare un cliente così, se avete visto un cliente così da qualche parte, raccontatemelo. Io vi aspetto anche su Instagram, mi raccomando, lasciate un commentino, fatevi sentire, iscrivetevi, attivate le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se questo tipo di video vi piacciono, eh? Ciao! Ciao ragazzi, grazie per essere stati con me.